Intelligenza artificiale, lavoro, l'accordo nazionale di Confimi per settimana corta e altre agevolazioni, transizione energetica e anche guerra. In particolare questo è il tema che sta trattando in questo momento Paolo Mieli, intervistato da Luca Telese. Gli argomenti al centro della seconda giornata dell'Abruzzo Economy Summit hanno portato qui all'Aurum di Pescara tantissime personalità del mondo dell'impresa e dell'economia. La giornata era stata aperta dai saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci e dall'intervento sull'intelligenza artificiale di Valeria Sandei, amministratrice delegata di Almaway, che ha parlato delle grandi opportunità di questo strumento. E poi sul palco, intervistati da Laura Chimenti, figure di rilievo nel panorama energetico nazionale come Riccardo Toto, direttore generale di Renexia S.p.A., che recentemente ha avuto un importante riconoscimento dalla Casa Bianca per il parco eolico che stanno per realizzare con tutti i loro operatori a largo delle coste del Maryland. Noi riteniamo che le energie rinnovabili possano essere assolutamente parte importante del mix energetico, ma non possono di certo da sole essere la soluzione al problema energetico del Paese. E voi rappresentate un esempio in tal senso anche con gli ultimi lavori che vi vedono protagonisti anche in America? Assolutamente sì, per noi è un orgoglio aver ricevuto l'ultima certificazione, quindi l'ultimo tassello necessario ad avere la possibilità di avviare i lavori per un parco eolico da 1800 MW a largo delle coste del Maryland. È stato per noi veramente un orgoglio leggere il comunicato stampa della Casa Bianca che testimoniava questo fatto. Adesso siamo pronti a cominciare la costruzione del parco e la inizieremo presto. Durante la mattinata anche la relazione del presidente dell'INPS, Gabriele Fava, che ha reso noto un dato molto importante. Attualmente risultano impiegati in Italia 7 milioni di giovani under 34. Uno dei focus principali del mandato che ho iniziato sarà quello di rivolgerci ai giovani, fargli maturare la consapevolezza che l'INPS c'è e ci sarà. Le pensioni saranno sicuramente pagate, ma il loro salvadanaio dipenderà dal iniziare subito a creare e a progettare la loro posizione contributiva previdenziale. Un tema questo che poi va di pari passo anche con i salari, l'adeguamento dei salari. Ma questo compete inevitabilmente al legislatore, noi siamo soggetto attuatore, ciò non di meno non ci esimiamo dal dare la massima collaborazione anche in chiave propositiva.